trovo in Piazza Medaglie d'Oro. Devo dire che tantissimi cittadini mi hanno sollecitato di venire a vedere la situazione. La conoscevo, ma quando ho constatato davvero cosa c'è, sono rimasto davvero impressionato. E sono ancora più convinto, sono ancora più fermo nella mia convinzione che questa città non è amministrata male, ma non è proprio amministrata da Melucci e Company. Parliamo dunque di Piazza Medaglie d'Oro. Incominciamo a vedere le schifezze qui presenti, incominciando da quella che sarebbe una fontana, ma è spenta, perennemente spenta da mesi, mesi e mesi, e si è trasformata, come vedete, in una palude, in uno stagno, in qualcosa che certamente non rappresenta una garanzia per la pubblica incolumità. Anzi, pensate un po' gli insetti, la sporcizia, gli insetti che proliferano. Queste cose bisogna dirle al sindaco politicamente fantasma, al vice sindaco Manzulli, che parla di sentiment, di questo sentimento che ispirerebbe Taranto, ma anche per esempio al consigliere Mazzariello, che tanto parla di decoro urbano. Vai a vedere, Mazzariello, vai a vedere lo schifo che sta in questa fontana, oltre alle altre fontane, come quella di Piazza Fontana, su cui sono più volte ritornato. Ma il bello deve ancora venire, diceva Melucci, il meglio deve ancora venire. Vi faccio vedere il peggio che sta avvenendo, incominciando da un'area che, non so, per evidentemente per alcuni lavori effettuati, è sprofondata, è rimasta così da mesi, mesi e mesi. La solita recinzione è messa in sicurezza, il solito nastro della polizia municipale, e guardate che scena orrenda. Quest'area, questo quadrato, che si è trasformato in un immondezzaio. Tutti i rifiuti vanno a finire qui dentro. Certamente in civile chi ha scambiato quest'area transennata, recinta, per un cassonetto. Ma viva Dio, dopo mesi e mesi, penso che Chima Ambiente AMIU dovrebbe degnarsi di pulire, no? Non è possibile, queste sono scene da terzo mondo, perché per come è amministrata Taranto, l'amministrazione Melucci, torno a ribadirlo, ha reso Taranto una città del terzo mondo, e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. Ma andiamo oltre, vedete anche quello che è uno scivolo per bambini, per far distrarre i ragazzi, per allietarli, i bambini più piccoli. Ma vedete, da mesi e mesi anche qui questo scivolo è praticamente out, è rotto, pare che forse ne sia stato messo un altro. Sta di fatto che il solito nastro della polizia locale, che rende interdetta l'aria e quindi di fatto inagibile questo scivolo, che non so quali problemi abbia, e quindi non fruibile per i bambini. Ma ho voluto farvi vedere uno spaccato di questa realtà. Peccato davvero, perché potrebbe essere un bel polmone verde. Anzi, la manutenzione degli alberi non avviene, e molti alberi si sono piegati e sono tristemente morti. Dicevo, un bellissimo polmone verde per accogliere i bambini, per accogliere i più anziani, ma è davvero vergognoso il modo in cui l'amministrazione Melucci accoglie bambini, anziani, visitatori, rendendo Piazza Medaglie d'Oro una piazza di una città del terzo mondo. Smentitemi, penso che le immagini parlino molto, ma molto chiaro. O non è così?